Allora, nominativi fritti e mappamondi. Quindi questo qui è il nuovo titolo di questa sezione di Radio Babele, sezione iniziale. Poi vediamo se aggiungere altre nuove sezioni. Questi del Benedetto Stame Cintico, bei pensieri dipinti e scritti nella fronte alti e celesti, come tu donna dentro il cor gli avesti. Questo è Burchiello sempre, inizio con lui chiaramente, avendo citato lui come titolo, è giusto iniziare con lui. Ce l'hai scritta la parte del leone? Se sì, ti prego di darmela subito perché sono tardo a mandare a memoria. E quando tutto si sarà ritratto in grembo al tempo, tornerà il caos, e il caos è la partitura su cui è scritta la realtà. Tania, tu sei il mio caos. Ecco perché canto. La colpa scritta sulla faccia di quell'individuo era invisibile a chi si trovava lì per cercare solo la vendetta. Le figure mostrano più di ciò che può essere espresso con la lingua. Un giochino da fiore. E su questo torneremo. Onde in ciascuna scienza la scrittura è stella piena di luce, la quale quella scienza dimostra. Non è silenzio quivi, e gli fu ditto che non va abita più fuorché in iscritto. E per concludere, troverai scritto in una pergamena che l'insalata è buona dopo cena. Allora. Riprendiamo da dove siamo arrivati l'altra volta, anzi, riprendiamo dalla definizione di sinsemia che serve sempre rinfrescare. Vedete tutti? E Ok. Per sinsemia si intende la disposizione deliberata e consapevole di elementi di scrittura nello spazio con lo scopo di comunicare. Attraverso l'articolazione spaziale in modo ragionevolmente univoco e secondo regolarità. Queste regolarità possono essere valide soltanto per quel testo, ma coerenti, rigorose e interpretabili senza bisogno dell'aiuto dell'autore, oppure definite da precisi schemi e abitudini di fruizione consolidate. Allora, l'altra volta avevo detto che avrei parlato del quadrifoglio sinsemico, ovvero come si costruisce, si può costruire, si può interpretare. Si può leggere un testo non lineare, quali sono i principi, i presupposti. La cosa interessante è che questo quadrifoglio sinsemico è stato elaborato, non si chiamava ancora quadrifoglio sinsemico. No, dicono che non vi va l'audio. Non sentite? io sento. Io pure sento, Luciano. Ok, perfetto. Allora, questo quadrifoglio sinsemico è stato elaborato per la prima volta in una delle prime edizioni di, credo forse proprio fosse X, la primissima edizione della scuola open source, che non si chiamava ancora scuola open source. E quindi è, insomma, in qualche misura collegato a questo ambiente, diciamo così, di ricerca. Ecco, il quadrifoglio sinsemico consta di quattro parti principali, giustamente, non tre. Una sono le variabili visive, l'altra sono come queste variabili visive si aggregano e permettono aggregazioni. La terza parte, come le variabili visive si disgregano, ovvero permettono una gerarchia. E la quarta parte, cioè il sistema di riferimento. Cominciamo a vedere le variabili visive. Allora, io ho adottato per comodità, per prestigio, per tutta una serie di motivi, le variabili visive di Bertin. Si può adottare qualsiasi schema, qualsiasi variabili visive. Non è questo quello che conta. È semplicemente le variabili visive di Bertin sono, a mio parere, ben organizzate e ben congegnate. Anche se non coprono tutte le possibilità, però sono molto efficaci per descrivere quello di cui ci stiamo occupando. Quindi potrà sembrarvi un po' riduttivo
insomma, però è molto utile, soprattutto quando uno si trova di fronte a un foglio bianco e deve decidere come impostare un testo scritto non linearmente in modo coerente. Vi ricordo, insomma, le variabili sono le due dimensioni del piano, che in qualche misura Bertin considera una meta variabile: la taglia, il tono, la texture, il colore, l'orientamento e la forma. Bertin si occupava esclusivamente di grafica statistica e cartografia statistica. Però, a mio parere, questo si può applicare a tantissime espressioni grafiche che adesso vedremo. Intanto vediamo l'esempio classico di uso delle variabili visive, la famosa campagna di Napoleone di Minard. Vedete, in questo caso abbiamo la posizione, che è la posizione dell'esercito nei vari momenti, ma anche rispetto a un grafico che si vede qua in basso, che indica le temperature. Abbiamo la dimensione, la taglia, che è la dimensione di questa linea, lo spessore di questa linea, che indica la dimensione dell'esercito, il numero dei soldati. Abbiamo l'orientamento, per cui ci sono questi numeri che sono girati ogni volta in maniera un po' diversa, per coincidere meglio con il percorso dei soldati. Abbiamo la texture, l'andata è fatta con una texture, il ritorno è fatto con un'altra texture, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo tantissime variabili in gioco. Se vogliamo vedere, ad esempio, pensiamo anche solo, lo possiamo applicare anche alla scrittura alfabetica. Prendiamo ad esempio il corsivo. Il corsivo, rispetto al tondo, implica una variabile di forma, cioè le lettere hanno forma diversa, ma anche di orientamento, sono inclinate a destra. Quindi abbiamo forma e orientamento. Questa scritta, i fiumi, la scritta dei fiumi segue il percorso dei fiumi, quindi abbiamo forma, orientamento per indicare che è corsivo, ma anche orientamento per indicare che segue il fiume. Quindi praticamente le variabili visive possono descrivere praticamente tutti gli aspetti di un testo sinsemico, diciamo così. Anche chiaramente di un testo lineare, che però, a mio parere, è un sottoinsieme di un testo sinsemico. Vediamo un altro esempio, perché questa cosa non è stata inventata di recente, anzi, potrei farvi esempi andando indietro di 40.000 anni, se si riuscisse a leggere cosa c'era scritto, insomma. Questo è Matthew Paris, è una carta geografica, della Gran Bretagna, dell'isola dove c'è l'Inghilterra, la Scozia e il Galles. Infatti vedete Scozia ultramarina, Galles, eccetera, eccetera, Devonia, eccetera. Qui vedete che appunto tutti gli elementi sono distinti tra loro grazie a un uso sapiente delle variabili visive. I due valli sono indicati con una texture, vedete, quella delle mura. I fiumi hanno tutti la stessa combinazione di colori e di forme. Le grandi aree geografiche sono indicate con queste capitali longobarde in due colori. Abbiamo i punti cardinali sud, nord, ovest ed est, che hanno anche loro una loro particolare dimensione di carattere, una particolare posizione, un loro particolare cartiglio, quindi ci sono variabili forma, colore, eccetera, eccetera, eccetera. E ogni dettaglio qua dentro presenta una scelta coerente di variabili visive. Notate anche che ci sono due stili di scrittura con presenti. Questo è un altro esempio molto interessante, anzi ancora forse più complesso. Qui vediamo
che si mescolano tutte le sfumature che abbiamo visto e abbiamo trattato finora. Se notate, tutti qui riconoscete che questo è Clark Kent, ovvero Superman, e lo riconoscete da alcune variabili visive, dalla pettinatura e i capelli lucenti al fisico erculeo, agli occhiali, diciamo così, da intellettuale, insomma. E notate che Superman ha una super vista. Questa cosa qui la inferite, mentre voi l'avete riconosciuto per una serie di tratti convenzionali che in qualche misura sono riconducibili a quel personaggio, il fatto di bucare i muri con la vista lo riconoscete per alcuni dettagli che sono appunto inferibili dal contesto. Questa texture particolare che è come se con lo sguardo bucasse la parete, il cambio di tonalità, di colori. Qui notate che ha tutta una sfumatura che va verso il magenta, quindi in qualche modo sono dei colori virati rispetto ai colori naturali, e eccetera eccetera. Tutta questa serie di combinazioni di variabili visive vi permette di inferire e capire le relazioni tra gli elementi nel testo. Notate che lo stesso testo alfabetico è inserito in tre contesti completamente diversi: una didascalia dentro un riquadro, un fumetto con il pensiero, e notate che usa il tondo, il corsivo, il bold, e poi trovate anche le onomatopee, che sono invece al di fuori del fumetto. Quindi tutta una serie di elementi in realtà si possono rileggere con Bertin, anche se Bertin sarebbe inorridito al solo pensiero che noi applichiamo la sua teoria, questo tipo di artefatto, ma a mio parere rende bene l'idea di quello che succede quando leggiamo un testo sinsemico e di quello che succede quando noi vogliamo produrlo, perché se noi produciamo un testo senza tenere conto di tutta questa serie di combinazioni di variabili, risulterà che il nostro testo è praticamente illeggibile o equivoco o non evidente. Passiamo alla seconda foglia del nostro quadrifoglio, che è l'aggregazione di elementi. Bertin chiama queste variabili, che permettono questa aggregazione di elementi, variabili associative. Se noi vediamo questa immagine, ci sono un po' di quadrati, un po' di cerchi, un po' di quadrati neri, un po' di quadrati bianchi, cerchi neri, cerchi bianchi. Fondamentalmente questi gruppi si creano per associatività. Cioè, insomma, si crea il gruppo dei quadrati, il gruppo dei cerchi, il gruppo dei bianchi, il gruppo dei neri, e in qualche misura le variabili servono per creare delle relazioni all'interno degli artefatti. Se torniamo indietro, gli artefatti, le parti coerenti dell'artefatto, tipo Scozia Ultramarina, Wallia, Devoni, eccetera, eccetera, sono tutte fatte con lo stesso carattere, la stessa combinazione di colori, eccetera, eccetera, eccetera. Variabili associative. Vediamo altri esempi. Le variabili associative generano similitudini. Questo è un esempio interessantissimo, probabilmente torneremo nel dettaglio una delle prossime volte, perché è un'immagine che è ricchissima, tanti dettagli. Ecco, l'esempio su cui volevo portare la vostra attenzione sono i sette peccati capitali, che sono questi sette diavoli, che se notate hanno tutti lo stesso orientamento, condividono la posizione almeno su un asse di questa tabella, hanno delle caratteristiche di forma comune, anche se sono tra loro distinte, quindi sono aggregati da orientamento, posizione e forma. Allo stesso modo le colombe sono aggregate da orientamento, posizione, forma. Quindi abbiamo quest'uso delle variabili associative che ci permette di capire che parliamo di sette elementi simili.
e altri sette elementi simili, che giustamente ad ogni elemento corrisponde un elemento contrapposto, vedete? Quindi abbiamo questo particolare vizio capitale che si contrappone a questo particolare dono dello Spirito Santo e viceversa, quindi c'è questa contrapposizione 1-1. E questa contrapposizione la leggiamo grazie a una associazione spaziale, sono sulla stessa linea. Sembrano cose banali, ma in realtà ci permettono di leggere e costruire nuovi artefatti. Questo è un altro esempio di diagramma, questo, il diagramma a sinistra in particolare, volevo portare l'attenzione sul diagramma a sinistra. Notate che diversi elementi sono messi in relazione l'uno con l'altro, le direzioni cardinali, con i quattro elementi fondamentali, con l'età della vita, con i segni zodiacali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi fondamentalmente disponendo elementi in posizioni coerenti si creano delle associazioni che sono poi la chiave per leggere questo diagramma, insomma. E vedete che i livelli sono chiaramente comprensibili. Terra, acqua, aria, fuoco sono un livello. Aquilo, Anatol, Meridie, eccetera, eccetera, Occidens e così via, sono praticamente simili come forma, come posizione, e quindi in qualche misura sono riconoscibili con un altro aggregato. Così via, la giusta posizione spaziale crea ulteriori aggregati. Spero che sia chiaro, poi al limite ci torniamo. Anche in questo caso, questo è Massen, la cantatrice calva, noi riconosciamo, aggreghiamo le frasi del poliziotto perché sono allineate sulla stessa linea, hanno delle fotografie con questo personaggio che è sempre lo stesso, insomma, quindi forma e posizione, quindi creiamo degli aggregati attraverso la forma e la posizione, anche questo personaggio qua, eccetera, eccetera. Okay, questo l'ha mandato Silvia oggi, quindi mi è sembrato molto bello e che spiegasse bene anche in questo caso l'associatività delle variabili. Vedete che il gruppo degli elementi che costituiscono l'occhio, voi vedete il mio cursore, mi sa di no. Comunque c'è un occhio con dei cerchi concentrici. Ok, perfetto. Tunica cornea, humeral albuginum, praticamente indicano gli elementi che costituiscono l'occhio. Mentre questi esterni, c'è il cranium, la dura madre, la pia madre, sono gli elementi che costituiscono il cervello, questo che infatti è il cerebrum. È interessante come siano connessi, insomma, ma che formino gruppi separati dal punto di vista dell'aggregazione degli elementi. Abbiamo gli elementi che aggregati formano il cranio, il cervello e tutto, e gli elementi che aggregati formano l'occhio, tra di loro strettamente connessi. Molto, molto interessante, grazie Silvia. Sì, ma infatti non è chiaro se quello non sia un occhio e questo non sia un orecchio, quindi questa va studiata, ecco. Però la prima analisi superficiale mi serviva per farvi vedere la combinazione di elementi, come questi elementi creano senso attraverso l'uso delle variabili visive. Di posizione, orientamento, eccetera, eccetera, forma. Al terza foglia del quadrifoglio sinsemmico è quella che ha a che fare con la gerarchia dei livelli. Allora, quando noi prendiamo un'immagine, Bertin le chiama variabili dissociative. Quando noi prendiamo un'immagine, ci sono alcune variabili che in una certa misura
noi non possiamo non vederle ordinate. Ad esempio, se noi prendiamo, guardate questa mappa di Einstein della filosofia, insomma. Vediamo che ci sono degli elementi che sono prioritari, degli elementi che sono, come dire, in qualche modo sottoposti gerarchicamente a degli elementi principali. E questa cosa viene data da un semplice fatto, più semplici fatti. Gli oggetti sono di dimensioni diverse, quindi non c'è verso, quello più grande è più grande. E questo lo pone gerarchicamente, perdonatemi, però lo pone gerarchicamente ad un livello superiore e in qualche modo sì, diverso dagli altri. Ad esempio, filosofia è più in alto di teorica, pratica, logica e meccanica. E così via. Poi ovviamente c'è la posizione. Chiaramente una posizione superiore o inferiore comunque conferisce una gerarchia agli elementi. Non necessariamente, ma in questo caso è evidente che gliela conferisce, insomma. Quindi, sì, qui ci arriviamo, poi vi spiego quello, posso anticiparvelo, dice anche, c'è anche il doppio cerchio e c'è anche il carattere, la scelta dello stile calligrafico, insomma, le capitali gotiche usate qua dentro, che sono differenti, insomma. Un'altra modalità, e qui mi anticipate in sostanza, un'altra modalità di creare gerarchie è data dalla sovrapposizione di più variabili visive. Se io aggiungo variabili visive ad un elemento in particolare, questo elemento in qualche modo si pone in termini gerarchici su una posizione differente rispetto agli altri. In questo caso filosofia succede questo. Si pone su una dimensione differente rispetto agli altri elementi. Non solo perché è più grande, ma anche perché ha il doppio, la texture, diciamo così, del doppio riquadro e la scritta con i caratteri maiuscoli. Anche in questo caso abbiamo un'evidente disposizione gerarchica, questo giochino da fiore, sono i quattro evangelisti, in relazione ad alcune virtù, che tra l'altro non ho ben capito perché sono un misto tra teologali e cardinali, però vabbè. Poi su Gioacchino da Fiore scenderemo molto in dettaglio, dedicheremo una puntata solo a lui e ad alcune sue particolari immagini. Qui secondo me era interessante farvi notare che appunto Aquila, Leo, Homo e Vites, che sono i quattro evangelisti, sono gerarchicamente posti su un livello alla pari del livello della scritta in centro, che è la Caritas, che è la virtù principale, e sono su un livello gerarchico differente rispetto a tutti gli altri elementi all'interno. E qui si vedono, ci sono tanti elementi differenti, c'è appunto il colore, la dimensione, perché appunto pazienza, fides, humilitas, spes, eccetera, sono su un livello più basso, ma sono più alti di quello degli elementi più piccoli, insomma. Quindi è chiaro in questo caso appunto l'uso delle variabili visive per creare delle gerarchie. Allora, appunto, le variabili dissociative, come chiama Bertin, sono tali perché generano gerarchie, lo generano implicitamente. Diciamo così che cioè uno può anche pensare di leggere questi elementi con un altro ordine che non sia dal più piccolo al più grande o dal più grande al più piccolo, ma è molto difficile in fondo, insomma. Gerarchicamente, quello grande e quello piccolo, in qualche misura, si pongono in maniera differente e si pongono in maniera differente rispetto agli altri, come inizio e fine di una catena, insomma. Quindi alcune variabili sono intrinsecamente gerarchiche. E non ci si può tanto sfuggire, ecco. Vabbè, Bertin lo applica chiaramente a cartografia statistica.
a visualizzazioni cartografiche quantitative ed è perfetto per questo, chiaramente. Ma, oppure, anche qui è interessantissimo vedere come le gerarchie si possono creare dalla sovrapposizione di più texture oppure dall'uso di texture differenti, insomma. Però, se noi guardiamo altri esempi, questo ad esempio è il credo atanasiano, dove chiaramente ci sono i tre personaggi principali che non mi ricordo chi erano, ma anche questa ci torneremo più nel dettaglio. Quello in mezzo è Atanasio, ovviamente. Hanno una posizione gerarchica differente rispetto agli altri personaggi per dimensione. In questo caso, torniamo all'esempio di sovrapposizione di più variabili visive. Abbiamo che, come dire, i quattro evangelisti, questo è Rublev, i quattro evangelisti all'esterno sono, diciamo così, monocromatici e in qualche misura, diciamo così, a un livello sono anche più piatti in qualche modo delle potenze angeliche nella sfera, nell'ellisse verde, e invece la figura di Gesù, che in qualche modo emerge rispetto alle altre, è quella che è tridimensionale, quindi orientamento diverso, ha più colori, quindi non ha semplicemente un colore diverso, ma ne ha di più, ha una posizione di un certo tipo, e quindi fondamentalmente la gerarchia si crea sia per dimensione, tutto quanto, ma anche per una sovrapposizione di variabili. Vengono inserite tante variabili per cui quella figura risulta essere gerarchicamente preponderante. Quindi c'è una componente chiaramente semantica e una componente percettiva. Qui c'è un altro esempio, e anche su questa torneremo e dedicheremo appunto, spero una, ma forse anche di più, puntate alla scrittura azteca per vedere tanti dettagli. Questo è il Codex Xolotl, che non so bene come si pronuncia, ma credo che più o meno ci siamo. La cosa su cui volevo portare la vostra attenzione, questo artefatto che è meraviglioso, però vi volevo far notare solamente alcuni elementi che sono di contorno, e che sono indicazioni geografiche generiche che servono per contestualizzare, ma appunto perché servono per contestualizzare, sono portate ad un livello molto basso, quindi sono svuotate, sono portate molto vicine al fondo. Qui vediamo, in realtà c'è un indizio sulla foglia successiva del quadrifoglio, che è quella del sistema di riferimento, che non è semplicemente, io preferisco chiamarlo reference frame, perché stranamente la locuzione in inglese ha più ricchezza semantica. Reference frame vuol dire in qualche modo cornice di riferimento, e cornice mi connette tutto questo a un qualcosa di più complesso, l'idea di cornice. Che tra l'altro è stata discussa tantissimo anche in ambito filosofico, per esempio Simmel, ma tantissimi altri, insomma. E la cornice come sistema in cui gli elementi acquisiscono un particolare valore. Quando i bambini giocano tra di loro, molto spesso usano l'imperfetto per indicare, determinare perlomeno dalle mie parti, nell'alto milanese, insomma, per indicare i ruoli che assumono. Ad esempio, io facevo l'idraulico e tu la principessa. E questo uso dell'imperfetto in qualche modo definisce un frame. Sta al di fuori del gioco, ma in qualche modo lo definisce. Ecco, e il sistema di riferimento, il reference frame, è un qualcosa che fa, si comporta in modo analogo e permette di definire ogni elemento all'interno di un determinato contesto. E
Ed è una cosa che ha delle implicazioni anche, come dire, diciamo così, molto importanti, probabilmente anche a livello neurologico. Questa. In qualche misura il contesto è quello che aiuta a disambiguare, ma in qualche modo è un elemento estremamente pesante che insomma, nella forma di scrittura lineare, che è quella alfabetica in sostanza, viene ridotto al minimo al punto di sparire sostanzialmente, se non ricorrere sotto forma di illustrazione o cosa di tanto in tanto, copertine, queste cose qua. Negli artefatti non lineari invece il sistema di riferimento assume una funzione fondamentale. Qui vediamo l'importanza e la potenza del sistema di riferimento, come permette di riorganizzare completamente, riconfigurare le informazioni. Allora, a sinistra c'è un albero genealogico e a destra c'è un'altra forma di albero genealogico. Quella di sinistra è l'albero genealogico a cui probabilmente siete tutti quanti più abituati, è un albero, quindi c'è dietro anche un'analogia, e gli elementi sono in relazione tra di loro perché sono come i rami, come appunto frutti sui rami degli alberi, oppure come i rami di un albero. E quindi ci sono le biforcazioni, che sono i figli, i genitori, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi gli elementi sono in relazione tra di loro sulla base di una relazione analogica con l'albero. Nel secondo caso, nel caso di destra, gli elementi sono posti, questa è una circle generation chart, una carta delle genealogie. Qui quello che emerge sono proprio le genealogie, come si dice, le generazioni. Sono le generazioni. E quindi il sistema di riferimento permette di ordinare le generazioni secondo uno schema concentrico. Quindi abbiamo da un lato l'albero genealogico, quindi relazioni, diciamo così, analogiche sotto forma di grafo, eccetera, eccetera. A destra abbiamo uno schema che ci permette una visione peraltro anche più ampia, più magari meno facile da seguire punto per punto, ma più ampia sulla struttura di una famiglia, e soprattutto ci permette di calcolare la distanza generazionale tra gli elementi, insomma, quante generazioni ci sono tra un soggetto e l'altro. Ecco, questo è indicarvi queste immagini qui vi propone in maniera abbastanza evidente la differenza tra un'aggregazione, un sistema di riferimento di un tipo e un sistema di riferimento di un altro. A parità di sistema di riferimento cambia tutto. Un altro esempio molto interessante è quello della metropolitana di Londra, che si può girare in tanti modi perché ne sono state fatte di tutti i tipi, insomma. Questa che vedete è la distribuzione geografica delle fermate, delle linee, su una proiezione cartografica, la trovate su Wikipedia, e vedete che le aree che determinano poi i costi del biglietto hanno questa sagoma, questa forma articolata. Ecco, questo era un sito che non so se esiste ancora, esisteva tanti anni fa, però è interessante perché mi viene perfetto su questa questione del reference frame, del cambio di sistema di riferimento. E questa è una mappa che è un sistema che permetteva di fare delle time to travel map. Potete andare al sito a vedere se esiste ancora. Per dire, se io scelgo una fermata, la mappa mi si riorienta completamente sulla base dei tempi di percorrenza. Quindi qui si aggiunge un sistema di riferimento, cambia il sistema di riferimento da geografico a temporale. Ecco, vedete come può distorcersi la mappa a seconda di dove si guarda, insomma. Ecco, l'esempio classico, appunto la mappa della metropolitana,
pre-back e post-back, dove chiaramente si passa da un sistema di riferimento geografico ad un sistema di riferimento di tutt'altro segno. A conserva una matrice geografica perché c'è un sopra e un sotto, ma gli elementi sono disposti secondo delle regole di combinazione. C'è qualcuno che ha il microfono aperto, però mi sa. Mi sento respirare. Dicevamo, è molto facile farmi perdere la concentrazione, quindi abbiate pazienza. Dicevo che quindi il sistema di riferimento in questo caso non è tanto, o è in parte, l'aspetto geografico, ma è soprattutto la regola con cui gli elementi si combinano tra di loro. Si determina una regola arbitraria e precisa e si segue questa regola tassativamente. E quindi si forma questo oggetto che emerge dall'applicazione di una regola. E questo è un altro, è per questo che preferisco il termine reference frame, cornice di riferimento, perché un insieme di regole può essere una cornice, mentre il sistema di riferimento, anche il sistema può essere un insieme di regole, oggettivamente. Vabbè, comunque, continuo a preferire il reference frame. Questo è un esempio, è stato elaborato da Mike Sennar e dai suoi studenti, di combinazione tra le due carte precedenti, dove si combina la visualizzazione geografica a quella, schematica geometrica. È interessante perché si deve, come emerge questa cosa? Cambia il sistema di riferimento ed è marcato da un cambio di colore. Vedete che torna tutto ad un livello gerarchico più basso. Quindi vedete come anche inconsapevolmente, anche non volutamente, ma gli elementi del quadrifoglio sinsemico vengono usati sia per costruire sia per interpretare un particolare diagramma. Notate come, ad esempio, un'altra variabile è proprio la forma, come cambia forma. Questa linea diventa morbida da geometrica e rigida che era. Ok, questo è un altro esempio, questo è il Codex en Cruz, sempre azteco, dove gli elementi sono disposti in una particolare sequenza su una croce, e questi sono annali, cioè si dice nell'anno X è successo questo, nell'anno Y è successo quest'altro. Anche qui un uso del sistema di riferimento. Questo è un altro esempio dove appunto il corpo, e quindi mentre qui è una tabella molto rigida geometricamente, qui è un oggetto che per sua natura non è rigido geometricamente, che è il corpo umano, che però permette di dare valore a tutti gli elementi che queste scritte poste in una sequenza non significherebbero tanto quanto. In questo caso si capisce che il roverso tondo e il diritto tondo sono dei colpi portati alla vita, insomma, al fianco della, così come il diritto fendente o il fendente roverso sono dei colpi a tre quarti, insomma. E farlo elencando delle parole è molto più difficile che vederlo, insomma. Ecco, qui ci sono le mani di Saria, che sono, visto che si salutano sulla chat. Questo è un esempio di come appunto le mani possono essere usate per, come sistema di riferimento per contare. Quello di sinistra è il sistema che probabilmente tutti usano, quello di destra è il sistema, diciamo così, mesopotamico, che porta ad avere una base 12, che se ci pensate è ancora più comodo della base 10, insomma. E questa base 12 è legata proprio a una particolare configurazione che si forma osservando il corpo umano. Ecco, la cosa interessante è che la base 12 permette un'organizzazione molto interessante, una base che ha molte più flessibilità della base 10. Intanto puoi organizzare gli elementi in gruppi di 4 o di 3 e sono elementi gestibili.
se voi provate a fare una linea su un foglio, provate a dividerla in due, provate a dividerla in tre e provate a dividerla in cinque. Il 3 è un numero molto più facile da gestire, il 4 ancora di più perché è 2x2. E quindi è una base che è molto pratica da gestire nei piccoli numeri, ma è anche pratica da gestire nei grandi numeri, perché se provate a contare 12 fino a 12 con le falangi e con l'altra mano tenere il conto delle dozzine, arrivate a 60. Quindi si riesce a gestire molto bene le grosse quantità, perché la base intermedia tra 12 e, come dire, i suoi multipli, cioè praticamente la base 60 è molto vicina alla base 12. È diverso avere base 10 e base 100, c'è una grossa differenza tra 10 e 100, invece tra 12 e 60 c'è una differenza molto minore. Quindi insomma, fare i multipli è un pochino più facile. Oltretutto, essendo così divisibile, è talmente comoda questa base per dividere le quantità, gli interi, eccetera, eccetera, che noi abbiamo conservato questa base per dividere i cerchi, e quindi le ore, e tutte le cose che hanno a che fare con circonferenze. A proposito di cerchi, qui un altro esempio di sistema di riferimento. Sono i cerchi trinitari, su questo sicuramente dedicheremo una puntata apposta, su capire come funziona, però qui ci basti capire che Gioacchino da Fiore, attraverso questo oggetto, che in realtà sono tre anelli concentrici, vedete che i tre anelli si sovrappongono in maniera particolare, non si incrociano, si sovrappongono, si intrecciano, ed è un oggetto che ha un oggetto fisico che ha delle proprietà, che si può realizzare veramente, che funziona in questa maniera, si può combinare e ricombinare in molti modi, ed è interessante perché questo sistema di riferimento permette di leggere in un certo modo la storia umana, permette di leggere in un certo modo, ad esempio qui lo sovrappone al tetragramma, che indica che il nome di Dio, questo Yehweh che si vede, sarebbe nient'altro che il tetragrammaton, cioè Yod, Het, Vav, Het, insomma, il nome di Dio che non si può pronunciare. E questa cosa qui è interessantissima, perché appunto può costruire un sistema di riferimento su cui leggere tutta un'altra serie di questioni. Questo poi scenderemo nel dettaglio quando ne parleremo. Vabbè, qui un altro sistema di riferimento. I segni cardinali, insomma, vedete, e attorno a questi segni cardinali, questo è l'est, l'ovest, il nord, il sud, questi segni cardinali corrispondono a tutto un insieme di divinità correlate ad un particolare orientamento geografico e così via. Insomma, questo è tutto il calendario mixteco, non è tutto comprensibile. Su questo comunque, anche su questo torneremo, però era interessante farvi vedere che quante forme può assumere un sistema di riferimento e come può riconfigurare gli elementi presenti al suo interno. Appunto, dicevamo prima che un frame può essere appunto un set di regole, un insieme di regole di buona formulazione, di buona combinazione, che portano a comporre dei grafici, anzi in realtà dei grafi, perché appunto qui lo spazio non conta più, contano le relazioni reciproche. Questo è Stefan Temerson su una rivista italiana Pagina. È interessante perché gli elementi entrano in relazione tra di loro in base alla loro, come dire, sono proprio elementi di un grafo con dei nodi e degli archi che li connettono. Questo ancora è interessantissimo perché la collina diventa, questo è Wainwright, sono dei libri bellissimi, che, insomma, di questa guida, che mostrano insomma vari Lake District, sono tuttora stampate, insomma sono interamente fatte a mano. La cosa che mi sembrava interessante farvi notare
è l'uso del sistema di riferimento. In questo caso il sistema di riferimento è una visione prospettica che diventa una pianta e quindi addirittura un alzato che diventa una pianta in maniera progressiva. E questa struttura dà senso a tutti gli elementi alfabetici presenti nel contorno. Questo invece funziona in maniera opposta, nel senso che sono gli elementi, cioè qui è il percorso che si fa tra i vari elementi geografici a definire una sequenza, diciamo così, di elementi, e quindi gli elementi sono posti in relazione tra di loro come in un grafo. Per riassumere, il quadrifoglio sistemico costituisce di queste quattro fasi che convivono, non necessariamente sono in sequenza, ma sono abbastanza distinguibili, insomma, nella costruzione, cioè, nel senso, può essere comodo distinguerle, insomma, e può essere comodo segmentare per capire meglio il funzionamento di alcuni artefatti. Quindi l'individuazione di elementi e aggregati, quindi praticamente la coerenza semantica, la taggatura degli elementi corrisponde alla loro aggregazione grafica, in sostanza. La definizione di un sistema di riferimento in cui gli elementi danno valore allo spazio in cui convivono. La definizione di una gerarchia tra elementi singoli e gruppi di elementi. Questo è un altro aspetto fondamentale, esattamente si contrappone alla aggregazione, fondamentalmente, al creare aggregazioni, associazioni tra gli elementi. Qui si dissociano gli elementi, i gruppi, si creano delle gerarchie che permettono appunto di dare la giusta importanza, l'importanza voluta ad alcuni elementi del testo. Quindi nessuna azione nella scrittura è neutra. E l'ultimo punto, che poi in realtà appunto è il primo, è la definizione e l'assegnazione delle variabili visive. E quindi l'attribuzione, sulla base di tutte queste condizioni, di particolari variabili visive ai singoli elementi grafici. Bene, e io per oggi avrei concluso, ci ho messo anche relativamente poco tempo, nel senso 50 minuti, però credo di aver detto tutto quello che dovevo dire. Nelle prossime volte vediamo come andrà. A sorpresa potremmo andare avanti ad approfondire alcuni argomenti, in particolare l'analogia, oppure avere una puntata in cui invito qualche ospite e discutiamo di un tema di particolare interesse, approfondendo, che ne so, Gioacchino da Fiore, oppure la scrittura azteca e così via. Vabbè, se volete fare quattro chiacchiere, ci sono 10 minuti di tempo e alzando la mano, moderati da Enrico o insomma anche da me, insomma, a chi capita, discutiamo un attimo di quello, se ci sono domande, cose. Non ci sono domande, vabbè, insomma, se avete domande. Le lezioni sono disponibili anche dopo? Sì, pensavo una domanda più, però no, sì, sono disponibili anche dopo? Teoricamente sì, se la registrazione è andata bene, speriamo, sono disponibili anche dopo. E una è già disponibile, quella della settimana scorsa, è stata messa online lunedì, se non erro, su YouTube. Niente meno che... altre domande? Canale SOS. Vediamo se riusciamo a organizzare, ecco. Mi serve un altro componente per fare una... Prenderemo in considerazione... Allora, la notazione
musicale. Allora, io non ne parlerò perché non sono esperto, ma magari posso provare a sentire Daniele Barbieri, un amico, che collega che insegna a Bologna, e magari possiamo parlarne. E, allora, la notazione musicale, io personalmente ritengo che sia parte del nostro sistema di scrittura allargato, e anche se è una notazione, la notazione, una notazione in qualche misura ha il limite rispetto ad altre di avere una, come dire, può parlare di una cosa precisa, ne parla bene in maniera precisa, ma una cosa sola. E una notazione da sola non sempre riesce a reggere tutto il peso della complessità di una scrittura, cioè del poter parlare di una cosa a piacere. Altre domande? Tanto io bevo il tè. Nessuna domanda? Abbiamo ancora 8 minuti. Sì, io ne avrei una. Prego. Potresti tornare alla tazza di Superman? Ah, questo è Romagno. Sì, sono io. Eccola qui. Dov'è? Non la vedo ancora. No, non mi era chiaro come hai applicato le variabili visive alla figura di Clark Kent, cioè in che modo tramite le variabili visive è possibile individuare Clark Kent. E diciamo così che qui c'è un problema sul fatto che la figura umana, diciamo così, che ha una particolare importanza dal punto di vista percettivo, che chiaramente non può essere assimilata a qualsiasi altro tipo di figura, per cui abbiamo dei meccanismi cioè, per cui la figura umana la capiamo molto più facilmente che altre cose, molto più velocemente che altre cose. Prendiamo alcuni dettagli. La variabile colore e tono sui capelli, che sono una e forma, che sono una caratteristica di Superman, cioè la pettinatura, diciamo così, molto come dire, precisa, e allo stesso tempo il colore un po' luccicante, non so come dire, i capelli molto neri, che sono i tratti fondamentali. Gli occhiali, in realtà, questa è una versione degli occhiali un po' vecchia, però fondamentalmente sono un'altra caratteristica che va a connotare Clark Kent. Esatto, le variabili sono, cioè, in questo forma, caso, gli elementi. Colore, sono, scusa? Cioè, più che di variabili, mi sembra che si parli di elementi che connotano la figura, un po' come il leone e San Girolamo, per dire. Se secondo me, oddio, gli elementi, però gli elementi sono fatti di variabili, nel senso che tutti gli elementi hanno una forma, hanno un colore, hanno un tono. Cioè qui i capelli pettinati e luccicanti è che sono capelli pettinati e luccicanti, non so come dire. Poi chiaramente tutto quello che emerge non si può applicare in maniera riduzionistica, nel senso emerge dall'insieme, in questo caso soprattutto se parli di figura umana. È chiaro che se parli di supervista, allora lì sono molto più facilmente isolabili le variabili, perché in quel caso non fai riferimento a un oggetto così, come dire, che ha tutto un percorso suo, ecco. Intendo questo. Poi tutti gli elementi sono fatti di variabili, nel senso che la variabile è quello che sta sotto all'elemento. Se uno vede gli occhiali, gli occhiali sono fatti dalle stanghette, dai cerchi, dalla montatura, eccetera, eccetera, eccetera. Poi chiaramente, diciamo così, che sicuramente in un corpo umano gli elementi sono una relazione molto dinamica, nel senso che il confine tra contesto
elemento è molto sfumato, ma quello che rimane di fondo è che tutto è costituito da elementi visivi e quindi riconducibili in una certa misura a delle variabili. Cioè basta anche per dire lo spessore della linea attorno a un volto, attorno al volto, la linea stessa sono, cioè, variabile forma, variabile taglia. Il mento è più le linee esterne tendenzialmente sono più spesse di quelle interne, non so. Il mento ha una certa forma, è chiaro che poi complessivamente, ed è poi il motivo, e poi spero di approfondire questa questione, però la, ecco, una cosa che si può dire è che in qualche misura la presenza di elementi che definiscono un contesto, in questo caso la figura umana, il volto, eccetera, 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 hanno un basso grado di compressione, cioè tendono ad essere simili in qualche misura, ad avere la ricchezza del contesto che ci permette di comprendere, ad esempio, di conoscere una figura reale. Sì, e quindi sono un basso grado di compressione. Però? No, dicevo, la mia domanda era, in questo caso specifico, cioè più che la variabile, la singola variabile visiva, è l'elemento nel complesso quello che ci permette di riconoscere quel signore come Clark Kent? Sì, questo sicuramente. È l'elemento occhiale di un certo tipo, l'elemento acconciatura di un certo tipo. No, intendo. Chiaro, ma è sicuramente vero, ma allo stesso tempo quell'occhiale lì lo è fatto da una serie di elementi base. No, quello che volevo dire, che appunto stavo dicendo, è che proprio la presenza di un contesto così poco compresso, e in particolare l'uso della figura umana, l'uso di una serie di elementi naturalistici, eccetera, eccetera, rendono il contesto molto simile al contesto che siamo abituati a interpretare nel mondo fisico, e quindi siamo molto dotati biologicamente ad affrontare in qualche misura, ma allo stesso tempo è estremamente pesante, perché è molto più difficile disegnare un volto che scrivere la parola volto di Superman, non so come dire. La scrittura alfabetica è estremamente più complessa, mentre la scrittura appunto visiva porta con sé un basso grado di compressione ed una complessità esecutiva. Come dire, la scrittura alfabetica è comprimibile, una scrittura non lineare, una scrittura che implica l'uso di raffigurazioni e cose simili, ha un grado di compressione molto più basso, è più immediata perché fa riferimento a sistemi, diciamo così, percettivi di un certo tipo, ma è al contempo più pesante. Detto questo, però, comunque gli elementi di la struttura base, il riuscire a far sì che gli elementi funzionino nell'insieme, è anche un sapiente gioco di bilanciamento tra variabili visive, che poi sia, diciamo così, in qualche modo secondario rispetto al sistema di riferimento, ma è ineludibile. Come dire, non si può scegliere di non considerare le variabili visive, perché comunque la linea che definisce il contorno dei personaggi è una linea particolare che è posta in relazione con tutti gli altri contorni e con i contorni degli altri personaggi, che sarà diversa dalla linea che costituisce, che ne so, la porta o la finestra o la macchina da scrivere, insomma. Quindi diciamo così che non c'è una gerarchia tra i quattro petali del quadrifoglio, non so come dire. Non c'è una gerarchia tra i quattro petali del quadrifoglio. Sono simultanei. Chiaramente ve li ho esposti in ordine perché non potevo. La linearità della lingua parlata è chiaramente quello che si può dire con le parole, con la lingua, è inferiore a quello che si può mostrare con un'immagine. Se vi faccio vedere un quadrifoglio, le cose le potete vedere sinotticamente. Questo è l'aspetto importante.
e perché appunto la scrittura ha tanti elementi sinottici che si integrano tra di loro. Cosa intendo per compressione? Compressione è il grado di rielaborazione di un elemento grafico. Allora, per intendersi, se io per parlarvi di una mela, vi faccio vedere una mela vera, in pratica, non faccio nessuna operazione di compressione. Vi prendo una mela e ve la faccio vedere, però una mela potrebbe non essere sempre alla mia portata. Voglio parlarvi di Giove, come faccio? Vi mostro una raffigurazione. E quindi questo è già un primo grado di compressione. Tolgo alcuni elementi a Giove, alla mela, eccetera, per presentarveli. Ok? Se io voglio essere ancora più leggero, comprimo ulteriormente, sacrifico tutta una serie di elementi, li comprimo nella parola mela. Voi tutti quanti riconducete la parola mela alla vostra immagine della mela. Solo che ovviamente questa compressione porta a una perdita, perché ovviamente ognuno leggerà mela a seconda della propria esperienza, della propria, voi considerate che se noi vediamo una sedia e la vediamo collocata in una certa posizione, noi sappiamo quanto pesa quella sedia più approssimativamente, sappiamo quanti passi dobbiamo fare per raggiungerla, come raggiungerla e come si relaziona al nostro corpo. C'è un substrato, diciamo così, di memorie, di accumuli, di cose che permettono alle cose di acquisire senso, insomma, in uno spazio. Questo insieme di cose è quello che noi riversiamo quando sentiamo le varie parole. Quindi una raffigurazione, una rappresentazione, forse è la parola giusta, in base alla strategia che utilizziamo può essere più o meno compressa. Quindi, scusate. Quindi praticamente potrebbe essere inteso come stilizzazione, ma in realtà stilizzazione fa riferimento a un processo grafico. Invece in questo caso si parla più di un processo, diciamo così, da un lato di produzione, dall'altro conoscitivo. Perché chiaramente quando noi sentiamo la parola mela, quando noi vediamo la combinazione occhiali, capelli neri, pettinati, eccetera, facciamo una serie di operazioni molto complesse, non so come dire, di decompressione di quello che stiamo vedendo. L'astrazione massimo grado di compressione non lo so, però tendenzialmente direi che forse possiamo dire il massimo grado che abbiamo raggiunto, che pratichiamo, che usiamo per comunicare in questo momento è il codice binario. Cioè il codice binario che permette di rappresentare tutto in 1 e 0 e che però vedete che è difficile da leggere. Provate a leggere un'immagine in codice binario, ma anche leggere un testo corrente in codice binario è difficile. È il modo più facile per trasmettere questo testo da un capo all'altro del mondo, ma appunto presuppone una decompressione, una codifica all'arrivo, non so come dire. È chiaro che in questo caso si fa con una macchina, ma poi una volta che la macchina ti porta ad un certo livello, che è minimo, che può essere quello alfabetico, poi la decompressione va fatta a livello umano. E a quel punto si aggiungono tutta una serie di elementi che non sono previsti e non sono trasportabili. Se io vi dico mela, vi scrivo mela, qualcuno pensa a una mela rossa, qualcuno a una mela verde, qualcuno a una mela gialla. La compressione, la compressione è esattamente un modo per rendere più economica e meno rumorosa la massa di informazione. Sì, dall'altro lato però presuppone nel lettore un'aggiunta di rumore
e di complessità nell'interpretazione. Voi, se ci pensate, un bambino impara a leggere, a dominare la lettura intorno ai 9-10 anni. Prima non ci riesce, nel senso che non si legge in maniera veramente, non si è veramente proprietari della lettura, insomma, dire prima. Chiaro che c'è, ok, sì, uno a 5 anni leggevo il giornale, va bene, però nel senso normalmente ci vogliono un bel po' di anni per dominare la lettura. E questo potrebbe essere un effetto della complessità. Invece se devo guardare le figure di un libro, le riconosco in qualche modo fin da bambino, insomma. Poi è chiaro che io sto in questo momento elaborando, e non è che... allora, secondo, qui andiamo avanti a fare domande. Selezione del tipo di informazione, non mi ricordo però a cosa si riferisce. Sì, cioè fondamentalmente quando uno scrive seleziona delle informazioni e sacrifica delle altre. Infatti qui Superman è alla faccia gialla, non so come dire, insomma è un po' schiacciatino, insomma comunque qualche cosa è andata persa. Dall'altro lato, quando uno riceve, lo fa con le proprie memorie che mette in gioco e che quindi entrano in una relazione attiva con il testo che sta leggendo. E più il testo è compresso, più questa relazione è attiva, chiaramente. Quindi, se io dico mi illumino di immenso, è estremamente evocativo, potrebbe dire tantissime cose, perché è estremamente compresso. Allora, possiamo affermare che la lettura sia a livello alfabetico che non lineare sia un processo di compressione? Dunque, non lo so se possiamo affermarlo. La mia ipotesi è che si può chiamare processo di decompressione, anche se forse la parola decompressione è una parola un po' meccanicistica. Pensiamoci, nel senso che lì è fondamentalmente noi vediamo un testo e scatta a parte la prima frazione di secondo in cui, ok, riconosciamo gli elementi costituenti principali, la figura umana, il volto, gli occhi, le linee dritte, quelle inclinate, quelle orizzontali, ma superata quella fase lì si innesca un meccanismo, si innescano dei circuiti diciamo così enormi, di una complessità esagerata e che ci permettono tutto un meccanismo di collegamenti, evocazioni, analogie, che poi è quello che è l'esperienza vera di lettura, che non è semplicemente riconosco una lettera e gli attacco un significato. Cioè, so come dire, è un pelo meno riduzionistica la cosa, credo, e a un certo punto, superata una certa soglia, la complessità diventa estrema e quindi compressione forse è una parola un po' povera. Quindi potrebbe dire che le varie esperienze conoscitive possono avere gradi di compressione diverse. Se poi... Allora, certamente, allora, la lettura è un fenomeno che si evolve con il singolo essere umano. Cioè, se io scrivo sedia, se pensate, avete presente il Don Quixote di Menard di Borges? Che prende questo autore che riscrive Don Quixote esattamente uguale, ma in un'altra epoca, con un altro autore, quindi tutte le cose significano qualcosa di diverso. Se io dico sedia nel 1800 mi immagino una cosa, cioè, anzi, il lettore si immagina una cosa particolare, ogni lettore si immagina una certa cosa. Se io dico sedia a voi adesso, uno si immagina la sedia dell'IKEA, uno si immagina la poltrona Sedus, l'altro si immagina un'altra cosa ancora. Quindi fondamentalmente le esperienze conoscitive sono parte integrante della lettura. E qui sparo un po' una bomba, poi ovviamente tutto questo è contestabile, però il confine tra la lettura e il vivere nel mondo, insomma, è molto labile, anche se chiaramente sono coinvolte delle componenti specializzate all'interno sia della nostra fisicità, sia all'interno del nostro sistema nervoso centrale, insomma. Quindi
sì, la lettura cambia, quello che si può leggere cambia, cambia completamente, cambia da lettore a lettore, e ci sono delle cose condivise e chiaramente univoche, nel senso che i colori, se uno non ha disturbi particolari alla visione, più o meno li vediamo, cioè, come dire, uguali, insomma, però le come arriviamo a interpretare, leggere e vivere quello che stiamo leggendo, cambia totalmente da soggetto a soggetto e cambia completamente da epoca a epoca, chiaramente. La compressione diventa anche un modo in cui si perde ricchezza di informazioni? Sì, chiaramente, se io però, cioè, se io devo mandare un telegramma, devo farlo con un codice binario, se no non arriva. Se devo comunicare via internet, devo mandare un codice binario, se no non arriva niente. E poi il problema è ricostruire dall'altra parte. Si perde tantissimo. Dall'altro lato, appunto, una delle caratteristiche della poesia è proprio quella di creare, della poesia, ma anche tante altre forme artistiche, di creare un senso attraverso proprio questa perdita di compressione. Quindi di evocare cose, fare elaborare l'immaginazione, insomma. Cioè, appunto, io dico ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera, spero di non aver sbagliato, comunque è estremamente compresso, ma quante cose ha evocato, non so come dire. Dunque, comprimere, tradire, no, nel senso che fondamentalmente io la vedo sempre in un dialogo tra chi scrive e chi legge, insomma, e che quindi questo dialogo non è unitario e che la lettura di un testo non è unitaria, ma è un ha una complessità che è molto legata a questo fatto che è il contesto, quello che questo fatto che è la cornice, quello al posto in cui noi collochiamo le cose che stiamo leggendo. Qual è il grado del confronto rispetto all'illustrazione? Ecco, questa è una domanda complicata, nel senso che la fotografia, a parte che io non ho misurato i gradi di compressione, però sulla fotografia invece c'è una cosa molto interessante, perché l'illustrazione e la fotografia hanno proprietà diverse e talvolta la fotografia può imitare, talvolta l'illustrazione può imitare la fotografia, è più difficile viceversa. La fotografia, ne abbiamo parlato in un articolo con Veronica Maccari e con Luca Capuano, che è uscito sul Progetto Grafico qualche anno fa. E con la fotografia, diciamo che come caratteristica fondamentale è quella di conservare degli elementi involontari e non programmabili. E quindi è in un certo senso un certo tipo di compressione, perché fondamentalmente entra nella foto di compressione incontrollabile, non so come dire, entra nella fotografia qualcosa che è legato proprio allo strumento con cui la produci. Veniva chiamata, credo che fosse Bart, la memoria di macchina, questo dovrebbe venire in mio aiuto Capuano, perché o Veronica, perché io non me lo ricordo. Maccari, non Vaccari. L'inconscio tecnologico non so cosa sia. Franco Vaccari non... inconscio tecnologico di Franco Vaccari. Ok, no, non so cosa sia, sono ignorante, perdonatemi. Vabbè. Magari l'ho anche letto qualche cosa, ma non mi ricordo. No, in consenso mio non parlo di compressione, perché è una cosa che è venuta dopo, e la cosa è venuta fuori in un dialogo telefonico bellissimo con Leonardo Fogassi, che è un neurologo, e io gli ho presentato, diciamo così, in maniera molto umile, insomma, la mia posizione sulla scrittura, e lui ha parlato proprio di cose... Insomma, ha innescato tutta questa serie di riflessioni che, insomma, in qualche misura
Ho scritto in qualche articolo con, in particolare con Giampiero Dalai e Berta Martini, però che non ho ancora riportato, cioè nel senso non c'era in Sinsemia, nel senso che nel Sinsemia del 2011 qualcosina nel mezzo l'ho elaborata, diciamo così. Ah sì, fantastico. Vabbè, a questo punto Vaccari, Franco Vaccari lo leggerò. Ecco. Sinsemia 2 arriverà. Sto scrivendolo adesso. Abbiate pazienza, ma tante cose simultaneamente e con calma ci arrivo. Il codice fuoco sinsemico si può pubblicare in arti della memoria. Allora, arti della memoria si intende nelle tecniche, come dire, che si usavano nel Medioevo, nel Rinascimento, per ricordare, o fa riferimento a qualcos'altro? Perché per quello che riguarda le tecniche della memoria potrebbe essere interessante come sistema per costruire le immagini. Cioè nel senso che fondamentalmente uno attraverso il quadrifoglio sinsemico costruisce delle immagini che hanno una certa regolarità e solidità, diciamo così, interpretativa. E quindi se uno deve costruire delle immagini, i famosi teatri della memoria, eccetera, per ricordare, se li costruisce attraverso un procedimento di questo tipo, la costruzione sarà, diciamo così, in qualche modo logica e conseguenziale, quindi in qualche misura potrebbe favorire la memoria, ma questo non ho nessun dato a confermarlo o ad affermarlo, però sicuramente se uno deve costruire uno spazio, un luogo in cui porre degli elementi, insomma uno di questi teatri della memoria in sostanza, farlo attraverso un sistema di questo tipo potrebbe essere che abbia dei vantaggi proprio per la sua intrinseca come dire, si può riprodurre molto facilmente, ecco, il procedimento. E quindi uno ricordandosi come ha prodotto qualcosa, rende più facile anche ricordare come quali sono tutte le parti. Quindi potrebbe essere che ci sia una facilità, però non lo so, non ci ho mai pensato e non ci ho mai provato, però è molto interessante come ipotesi. Ok. Poi altre domande? Posso? Vai, prego. E se puoi tornare alla slide dove mostri l'immagine, quello dove vengono indicati i colpi di spada? Sì. Un manuale di Stern del 500. Esatto. E in che modo la direzione del testo indica il colpo? Cioè adesso ho vari ricordi. Cioè, allora, diciamo così che... Sì. Qui ci sono... Allora, c'è un problema pratico, nel senso che la tipografia... E vi ho fatto vedere un'immagine del Fasciculus Temporum... di Rolevink, fascicolo, non mi ricordo più che... Ecco. Comunque, di Rolevink, ieri, quella poi impaginata da Ratolt, la tipografia ha dei limiti molto forti. Vedete che qui sono o a 45 gradi o a... come si dice? O a 90 gradi, insomma. Non ci sono altri angoli. Quindi cioè, la tipografia si muove difficilmente, soprattutto poi qui è... integrata con una xilografia, quindi ecco, non prendiamola, cioè nel senso è un esempio molto affascinante, molto interessante, abbastanza chiaro di come si possa usare, ma chiaramente non è precisissima, cioè molto limitata. Detto questo, qui è abbastanza come dire, abbastanza. Ci sono questo fendente dritto che credo che appunto sia un colpo portato dall'alto verso il basso
nella parte destra e invece il tondo è un colpo portato di lato, insomma. Però francamente non lo so. No, perché quello che mi chiedevo era, visto che nella mano in alto a sinistra, sì, no, è ruotata la tipografia, cioè ad esempio il dritto tondo rispetto al reverso, perché non ragionano allo stesso modo? Ecco, questo è interessante come osservazione, nel senso che vedete, è evidente come la presenza di una variabile visiva che non ha un significato diventa ambiguità. Quindi qui hanno usato una variabile visiva che potrebbe essere, come dice lei, ma potrebbe essere che non ci abbiano pensato. E quindi hanno attivato una... E questo è il problema. Se io attivo una variabile visiva, praticamente, quella, se non ha nessun significato, sono fregato. Non so come dire. Ok. È molto interessante questo fatto perché, ad esempio, sulla metropolitana, io da bambino a Milano mi sedevo sulla metropolitana e guardavo la mappa della metropolitana cercando di capire dove fosse la curva. E dico, aspettavo che qui ci deve essere la curva, poi non c'era magari, perché in realtà la mappa era un grafo e quindi aveva un percorso che non era esattamente quello che stavo facendo. In questo caso quindi la presenza dello spazio è di fatto ingannevole. Cioè io all'interno di questa mappa vedo delle relazioni tra gli elementi e posso attribuire a queste relazioni spaziali una delle relazioni geografiche, perché io sono abituato a vedere le carte geografiche che funzionano in un certo modo. E appunto sono ingannato perché qui lo spazio non ha un valore, perché è un grafo. Qui sono archi e nodi. Però glielo attribuisco lo stesso. E questo mi frega. Quindi questa cosa qui è importantissima, perché lei fa notare. Ok, mi cacciano via. L'ultima risposta, no, non c'è tutto, perché Sinsemi l'ho scritto 9 anni fa, quindi figurati. Grazie. Ho il controllo del gruppo, no, mi dicono. Quindi se volete potete andare avanti a fare le domande, io sì, ho ancora un po' di tempo. Guarda, sempre io, rispetto a quello che ci avevi fatto vedere l'altra volta, no, di quel libro che era stato fatto sia in maniera calligrafica tramite il disegno che poi riportato in tipografia, quello che rappresentava la storia. Sì, Roald Inc. Esatto. E ci sono altri esempi di simili? Allora, così totali, no, perché è chiaro, quel libro è particolarmente interessante, non so come dire, particolarmente complesso, però ci sono delle riduzioni, per dire, le figure di Gioacchino da Fiore, quelle che poi costituiscono Liber Figurarum, eccetera, che sono presenti anche in altre opere, sono ridotte tipograficamente e xilograficamente in alcune situazioni. Ci sono degli esempi. Mi sembra di aver messo questi qui, i tre cerchi, ma anche quella che vi ho fatto vedere prima. Purtroppo non ve l'ho messa in questa presentazione. Però ci sono degli esempi di traduzioni di questo tipo. Bisogna cercare. Però una cosa così sontuosa, no? così evidente, così forte, non l'ho vista. Cioè, comunque una traduzione, quel testo è stato scritto pochi anni prima che venisse messo in stampa, quindi c'è un legame molto forte. Bisogna capire se ci sono degli altri esempi di questo tipo così ampi. Sicuramente c'è quella,
l'articolo che aveva scritto che Giovanni Lussu su Emerson, su questo, sulla vita di Kurt Schwitters, c'è stato un progetto grafico insomma, di tanti anni fa, e lui riprendeva un articolo che era stato scritto a sua volta su Tipografica, in cui ricostruiva la progettazione di questa biografia e mostrava anche i testi scritti a macchina. Ce l'ho questa immagine, ve la faccio anche vedere, però adesso cosa vedete? La mia scrivania? Sì. Vi la apro, però non nulla che, cioè nel senso, quella è la cosa più potente che ho trovato. Non ho trovato altre cose così, poi ci sarà, per carità. Aspettate che mi ritrovo. Mi ritrovo l'esempio Emerson. Questa secondo me è carina, insomma, però non è. Questa è la vedete adesso la biografia di Schwitters. State vedendo? No. No. Ora sì. Sì. Vedete? Ok. Cioè qui c'è il mondo, eccetera. Qui c'è un testo un po' non lineare e così via. Qui c'è una timeline, la vedete la timeline? Con delle scritte in mezzo. Notate che appunto qui non ce la faceva a tenere tutto con la tipografia. E ecco, questa è la progettazione. Vedete? Fatta a macchina e a mano. E ci sono un po' di pagine in cui si vede il parallelo tra le cose. Vedete, questa pagina qui è questa. Però effettivamente non ha la stessa funzione il libro di Rolewink, che era proprio un manoscritto fatto per essere, non era un bozzetto progettuale. Quindi non ho presente una cosa così bella. Anche se ho presente appunto le riduzioni in xilografia e tipografia di Gioacchino da Fiore, che sono, magari appunto quando parleremo di Gioacchino da Fiore, le mostro. Anche in Galileo abbiamo il passaggio da acquerelli, appunti e manoscritti alla versione stampa, sì, esattamente. Beh, tu sei l'esperto di Galileo, quindi ne ho parlato l'altra volta, ho fatto vedere gli acquerelli. Io ho fatto vedere anche il taccuino di Galileo. Sì, però secondo me, cioè la fine del Siderius Nuncius non è così articolato dal punto di vista grafico come Rolewink. Adesso vi faccio vedere, aspetta che ve le recupero. Scrivania. Le faccio rivedere. Vedete adesso la lezione dell'altra volta. Sì. Ecco, questo qui c'è Galileo. È chiaro che il Siderius Nuncius è carino, è piuttosto ricco, ma è anzi quasi commovente nella sua forma grafica, nello sfidare la complessità e la velocità, insomma, della tipografia, la compressione della tipografia. Però è chiaro che rispetto a questo, o rispetto addirittura agli acquerelli, che invece qua, diciamo così, che c'è una traduzione letterale 1-1 che rispecchia molto della composizione grafica. E vi invito a scaricarvelo, ce ne si trova su internet. Chi avesse, credo che le quotazioni siano attorno ai 15.000 euro di un volume di stampato da Ratolt, quindi se volete fare un investimento pensateci, insomma. No, voglio stabilire sul desktop, voglio stabilire un record mondiale di desktop, quindi continuerò a accumulare il casino fino al massimo possibile.
Rolevink si trova facilmente online, anche ci sono diverse biblioteche che hanno messo online la versione ad alta risoluzione in PDF, quindi vi suggerisco di scaricarvelo e guardarvelo perché sono delle cose favolose. Tra l'altro delle xilografie evidentemente riutilizzate, quando c'è una città che viene distrutta in una guerra, riusano lo stesso elemento grafico. Quella caratteristica, no, semplicemente è il fatto che qui hanno tradotto in forma grafica uno a uno, conservando in maniera piuttosto fedele la forma grafica del manoscritto originale, che è estremamente ricco e complesso. Questo si trova a Vienna. Estremamente ricco e complesso, e credo si trovi a Vienna ancora. Particolarmente articolato, con un testo che è vistosamente non lineare. Sto pensando, non so se c'è un manoscritto, ma ci sono dei testi tipo il Ketam, un testo di medicina del Rinascimento molto, molto non lineare, molto interessante, ma non so come dire, questa è una caratteristica abbastanza unica, dai. Cioè, insomma, una timeline che scorre per tutto il libro così orizzontalmente è una roba che appunto si è vista forse nel XX secolo, insomma. Viene da dove non lo so, ma credo che l'abbia un privato. Adesso non so che fine abbia fatto, cercatelo, poi me lo dite. Che sia il fatto che c'era già in grado di un postulato. Non so se, cioè, può essere che il manoscritto fosse già fatto in forma abbastanza tipografica, abbastanza complessa, da poter essere facilmente effettivamente ripensato in forma tipografica. Cioè, scusate, il manoscritto calligrafico fosse già pensato in una forma più facilmente riconducibile alla calligrafia. Sì, c'è anche... Comunque ce ne sono, Adesso che mi viene in mente ci sono le cronache di Norimberga che hanno una struttura molto... Ce l'ho da qualche parte. Lì, ad esempio, c'è... Invece ci sono i bozzetti progettuali di quello. Lo faccio vedere, Norimberga. Eccole qua. Anche questo è bello notevole. Secondo me però Rolevink è un altro... Però questo è notevole, sì. Possiamo parlare alla prossima lezione? Non so di cosa, però probabilmente cerchiamo di parlare di tante cose. Ecco. Dallo schermo siamo parlati del fat design, qual è il futuro di faccia? Magari saperlo. Fondamentalmente da quel punto di vista in realtà bisogna considerare che non tutti gli elementi in un artefatto grafico sono denotativi, e ci sono alcuni aspetti che sono connotativi, altri sono addirittura evocativi, che sono in qualche modo sono molto più sfuggenti, nel senso che uno può dire le cose in un modo molto letterale, oppure introdurre degli elementi, delle figure retoriche, delle cose per cui la stessa cosa si può dire in tanti modi diversi, e quindi in un certo momento io credo che lo skeuomorfismo fosse più una questione di moda, di moda, che poi non la vedo come un'accezione negativa, ma semplicemente che in un certo momento le cose dovevano somigliare un po', avere lo spessore delle cose reali, e quindi perché si temeva di allontanarsi forse troppo e quindi di impoverire troppo appunto quello che prima chiamavamo contesto, insomma, quindi di avere un grado di compressione troppo alto, eccetera, eccetera, e quindi tridimensionale. Poi un giorno la Apple, Google si svegliano e decidono che deve essere tutto schiacciato, appiattito, e quindi tutto viene schiacciato, appiattito. Però qualche ombra, se si guarda con attenzione, rimane, quindi non è completamente piatto. E quindi c'è la componente denotativa, nel senso, per in qualche modo
alcuni aspetti di posizione, diciamo così, verticale rimangono e nonostante si schiacci tutto, e perché sono probabilmente quelli che sono più necessari a creare questa gerarchia, e invece al contrario alcuni elementi si possono tranquillamente passare da un mondo all'altro. Su questo sono abbastanza convinto che ci sia una fortissima dose culturale e che ha a che fare con funzioni che non sono funzioni puramente d'uso. Nel senso, è chiaro che un'interfaccia schemorfica sembra oggi vecchia, non c'è niente da fare. Ha quel sapore, quel gusto un po' retro, come la parola retro, e che però è che appunto è un fatto evidente, e però è in un certo senso significa che quell'aspetto lì ha un valore che va al di là della pura denotazione. Quindi tutto quello di cui parlavamo prima, di contesto, di compressione, eccetera, eccetera, va sempre ricondotto a delle qualità che poi vengono percepite, che sono di ordine diverso. Scusate. È importante. Vabbè, comunque, questa cosa qui possiamo discuterne. Comunque, secondo me è un fatto molto importante. È molto importante capire, riuscire a, cioè, le variabili visive, quello del foglio insieme, insomma, impattano anche su aspetti che non sono puramente, come dire, puramente funzionali. Infatti, appunto, quello che dicevo, che Bertin si rivolterebbe, non so come dire, se sapesse che viene usato il suo sistema così, in maniera così impropria, ma in realtà, secondo me, si adatta benissimo, permette di, come dire, mantenere una coerenza tra le cose, anche se queste cose hanno una aspetto espressivo. Cioè, se io faccio metà interfaccia piatta e metà schemorfica, si vede che non funziona, che non è la stessa cosa. Ecco. È quello che Anceschi chiamava immagine, quando parlava di brand, di quello che oggi si chiama brand identity, mood visivo, queste cose qui. In realtà, appunto, è un insieme di fattori che ma hanno a che fare con questo livello di... Va bene. Altre domande? Vai, cerco di farla un'altra. No, Romagno, non ce la posso fare. Con te è presente, poi... Comunque è un ritorno a 3 anni fa, questo. Contento? No. Va bene, se non avete altre domande, vi saluto e ci sentiamo settimana prossima, vediamo con che cosa, solo il tempo ce lo rivelerà. Ciao a tutti, buona serata. Grazie. Ciao, ciao. Yeah.